Guardate questo studio oggi cos'è. Non è lo studio, ma è un laboratorio. Un laboratorio nel quale impareremo a rappresentare la Sacra Famiglia, impareremo a fare il presepe, ma soprattutto è il giorno in cui scopriremo il presepe di Papa Francesco in Piazza San Pietro. Noi poi, oggi viaggiamo nel mondo dei presepi. Vi riportiamo in provincia di Pisa, dove un infreddolito Daniele Morini ci deve spiegare anche perché ci ha portati proprio in un posto magico che è il santuario della Madonna dei Bambini di Cigoli in provincia di Pisa. Daniele! Eccoci, siamo tornati qui, o meglio, ti correggo Lucia, non siamo a San Miniato, non siamo in provincia di Pisa, non siamo sulla Val d'Arno inferiore, ma siamo in un'altra vallata stupenda che ci fa un po' sognare. Siamo sulla Valle del Giordano, avete visto giù in fondo Nazareth, l'abbiamo seguito, poi il lago di Tiberiade e qui sotto proprio a noi scorre il fiume Giordano. Andrea, ma allora dove siamo realmente? Siamo in Palestina qui. Perché dopo aver fatto un viaggio con il nostro sacerdote in Palestina decidemmo di realizzare un presepe ambientato nel paesaggio palestinese, quindi deserto roccioso, che è un po' una cosa rara in Italia, dove c'è una tradizione più francescana, dove il muschio la fa da grande partecipe. Ecco, dal 2001 questa idea di fare un presepe che non sia quello della tradizione appunto francescana, con magari gli innesti napoletani, dei mestieri, anche se poi vedremo che qualcosa si trova anche qui da voi, ma ritornare in Palestina, far tornare i pellegrini, i visitatori in Palestina. È proprio questo lo scopo, infatti anche il percorso che abbiamo realizzato, che il visitatore gira intorno proprio al presepe, è proprio quello di fare un percorso all'interno di quella che era la Palestina e quindi luoghi dove Gesù ha vissuto e è anche nato, ecco, cioè era proprio questo lo scopo. Allora Andrea, noi dovete sapere Lucia che oggi è un po' l'anteprima, per noi è una chicca, per i nostri telespettatori, per gli spettatori di TV 2000, scoprire in anteprima questo presepe che cambia di anno in anno, poi Andrea ce lo spiegherà, è un'anteprima perché il presepe sarà inaugurato domani in una giornata speciale per la vostra comunità, per il santuario di Madre Maria Madonna dei Bimbia. Sì, è una giornata particolare, infatti noi inauguriamo il presepe il 6 dicembre perché il 6 dicembre del 1986 fu restituita e non ritrovata, che è notevolmente diverso, l'immagine della Madonna venerata qui dal 1451 per un miracolo allora avvenuto, che fu rubata all'interno della chiesa nel 1980. Sei anni dopo, nel 1986, la sera del 6 dicembre, fu restituita proprio come un pacco tutto incartato e quindi quella data lì per noi è diventato un evento che ogni anno ripetiamo e abbiamo colto l'occasione all'interno di quella data di fare l'inaugurazione del presepe, anche se il presepe in questi locali è nato poi diversi anni dopo, cioè nel 2001. Ecco. Grazie Andrea, allora l'avete capito bene, un'immagine miracolosa rubata nel 1980 e restituita, chissà quale storia ci starà dietro, forse un altro miracolo di quell'immagine della Madonna Madre dei Bimbi restituita sei anni dopo. Allora noi continuiamo a camminare, Lucia, lungo il Giordano perché troviamo anche Raffaele e Mauro. Allora, ultimi ritocchi, abbiamo detto si inaugura domani il 6 dicembre, che cosa state finendo di sistemare? Ma gli ultimi particolari, controllando un po' se tutto va bene secondo le nostre idee. Qualche pecora ribelle al pastore. Ribelle, sì, qualche pecora ribelle. Ecco, qui dicevamo il Giordano che naturalmente non arriva poi nella realtà a Gerusalemme, anche voi lo fate deviare un po' prima, però da qui comincia tutto il panorama che Gesù si è trovato davanti soprattutto con la Domenica delle Palme. Sì, quando ha fatto il Monte degli Ulivi, sullo sfondo abbiamo là Gerusalemme. Camminiamo verso Gerusalemme anche noi. Sì, abbiamo la valle dell'Ebron che divide sia il Monte degli Ulivi dalla città, da Gerusalemme, la parte della città rappresentata nella sua vivacità con il Tempio, gli scribi, le legioni romane, il periodo era governato dai romani. La rappresentazione anche del vissuto per quanto riguardava l'attività economica della città e poi man mano andiamo verso altre,
verso quello che sarà poi la Natività, il Nazareth e via di seguito. Ecco, qui scopriamo proprio come facevano i pellegrini che arrivavano un po' da tutta la Palestina e dai territori circostanti, scopriamo, vediamo proprio le mura di Gerusalemme, come se arrivassimo anche noi in pellegrinaggio. Devo dire che avete curato i dettagli proprio in maniera quasi maniacale. Sì, questa è la nostra volontà, è quella là di rappresentare più il vero possibile, documentandoci, litigandoci sopra per la rappresentazione, però ci riusciamo, forse ci riusciamo in parte. Abbiamo l'orgoglio forse di essere riusciti abbastanza bene. Ecco, io vorrei far notare, Lucia, ecco, che il nostro operatore ci sta seguendo. Questa è proprio la vallata che separa il Monte degli Ulivi dalle mura di Gerusalemme. C'è qui in fondo, non so se magari la riuscirete a vedere dalle immagini, c'è una strada romana vera e propria, perché qui dominavano i romani, è vero Mauro? Allora qui dominavano i romani, quindi voi pietra su pietra avete fatto la strada romana. Laggiù sempre, anche l'anno scorso si è fatto così, però è una passione. Ecco perché lo dicevamo prima con Andrea, il presepe cambia ogni anno. Sempre, tutti gli anni si fa diverso, sempre diverso. E che cosa, le altre annate, che cosa avete messo in evidenza soprattutto, come l'avevate concepito? La struttura è molto diversa, l'anno scorso era la capanna era laggiù. Tutto all'incontro si fa, sempre tutto diverso. Sempre in evoluzione, lo scopriremo ancora più avanti. Lucia, intanto ti lasciamo perché siamo a Gerusalemme, ci prepariamo a fare qualche chilometro, o meglio qualche metro, e a camminare verso Betlemme, dove scopriremo la Natività un po' in anticipo. A te, Lucia. Daniele, ma oggi può succedere tutto, e questa dimensione del presepe come un viaggio, come è la vita, quella è davvero...